Scotto Bolognese, un tuo fan di Cepino, ma di cantanti di rock and roll tu ascoltavi solo Elvis o piacevano anche Billy Eilish e Chuck Berry? Ma sicuramente, in quel periodo li ascoltavano tutti, Eddie Cochran, che è morto giovanissimo, come on everybody! Pino, hai capito Scottish, dice, anzi scusa, sì. Sempre Scotto Bolognese, ho letto male. Alberto Angela ieri su Rai 1 ha parlato della reggia di Caserta. Ci sei mai stato? Sì, hai capito. Sì, ci avevamo fatto una roba con i Vanadimo quando abbiamo fatto Seventh Heaven. Che era il settimo album dei Vanadium. E siamo andati lì, ci siamo trovati Peppino di Capri, e ci siamo trovati Donatella Rettore. Ci siamo guardati e ci siamo detti: che cazzo ci facciamo qua noi? Era un programma per la Rai, Rai 3, Rai 1, non mi ricordo. È questo che in Italia, cioè, capito? Il salumiere gli fanno fare l'allenatore fa il salumiere, il cantante deve fare il muratore va a fare il cantante. Questo è l'Italia, come a militare quando arrivavi, non ti facevano mai fare il mestiere che facevi prima. Pino, leggiamo questo messaggio un po' leggero, dai. Nicola Gavas dice: grande Pino, hai trombiato a Capodanno? Se no non trombi tutto l'anno. Ragazzi, nonostante l'età, credetemi. Oh Jack, per pensare, ragazzi, che io... Voi sapete che quando compio 60 anni, scusate, e voleva dire 8 anni fa, è uscito questo Fottetevi Tutti, questo mio libro, e in quel libro io non ho voluto parlare di droghe, di gnocca, di fighe, di trombare, perché io penso, cosa che hanno fatto tutti nei libri, per quello che ne hanno venduti tanti, perché voi, a quello interessa voi, che uno deve trombare, si deve drogare, capito? Quelle sono cazzi miei di quello che faccio io, come sono cazzi di ognuno di voi, la vita privata. Non ho mai voluto mettere una donna in un video, mai, per non offendere la dignità delle donne. Che cazzo me ne fotte a me di mettere una che sculetta in un video dove io sto cantando e sto presentando un mio brano? Cosa c'entra? Eppure funziona. Leonardo Sebastianelli dice...